racconta un fatto di cronaca, ma è anche una storia d'amore. Che idea ti sei fatto del sentimento di Sole e Baleno, così lontano dagli schemi e dalle convenzioni? Credo che il loro fosse un amore molto puro, genuino, così come quello di due persone che decidono di essere compagni prima che di essere amanti. Quello che noi abbiamo raccontato è certo una nostra idea della loro relazione, che è una relazione durata troppo poco per conoscerne i dettagli. C'è anche il fatto che la vita dell'anarchico si fonda sul rispetto della privacy, della propria privacy, della propria segretezza. Perciò abbiamo con delicatezza, con rispetto, cercato di immaginare il rapporto tra due persone che si sono amate fortemente e che hanno preso una decisione estrema, ultima, insieme, l'uno per l'altro, diciamo. Ma prima di tutto abbiamo provato ad essere compagni di vita, io e Vera. Cioè abbiamo cercato di immaginarci com'è la vita di due persone che vivono insieme, che mangiano insieme, che fanno esperienze insieme e che in ultimo si sono anche amanti, ma prima di tutto compagni. Cosa ti resta a livello umano di questo personaggio? Di Edoardo Massari, dell'Edoardo Massari che ho conosciuto e credo sia molto poco rispetto alla grandezza di questo essere umano. Io credo di aver imparato il suo essere integro moralmente, del suo essere un guerriero intendo così come l'anarchico nei confronti della lotta. Ho imparato la sua perseveranza, ho imparato a essere riflessivo, così probabilmente come lui lo era. Lui era, come dire, gli anarchici non accettano alcuna forma di leader all'interno del gruppo, ma certamente lui era un punto di riferimento, perché era una persona che misurata, che conosceva ciò che era meglio, perché viveva sulla sua pelle il programma anarchico. Perciò lui era vegano, quando essere vegano non era certamente un fatto di moda, no? Non beveva alcol, perché l'alcol non ti rende lucido. Non era schiavo del sistema ed era una persona che era un punto di riferimento vero per gli anarchici, perché era uno all'antica, una persona che conosce il programma, che ha coscienza di sé, ma per il bene di tutti. E una scena che ti è rimasta particolarmente nel cuore? Credo forse anche una delle scene più difficili da girare per me e per Vera, che è il momento in cui loro dopo il processo, fuori dal tribunale, vengono separati per l'ultima volta, dopodiché lui andrà in carcere alle Vallette e lei finirà al reparto carcere femminile e non si vedranno mai più. Quello è il momento più straziante, anche per noi è stato molto duro doverci separare. Ricordo che dopo quel momento io e Vera avevamo un vero bisogno di stare insieme, come se ci avessero, come se avessimo provato l'esperienza di essere stati separati, e quindi riscoprissimo il valore di stare insieme, accanto, compagni. Cosa speri e ti aspetti di smuovere negli spettatori con questo film? Una riflessione, un giudizio su un episodio comunque particolare? Questo è un film che parla anche della ribellione al sistema. È un film, volendo, diseducativo. Ma a me piace che il cinema o l'arte siano lo spazio in cui diseducarsi. Perché parlare di una lotta, parlare di morale, parlare di giustizia, parlare di libertà, vale sempre la pena. Sono cose a cui non bisognerebbe mai rinunciare. Questo film parla di tutto questo. Questo è un film che parla anche del viaggio di una ragazza che lascia Barrio Norte, che è un quartiere medio borghese, insomma borghese di Buenos Aires, per scoprire in Italia l'anarchia e finalmente trovare casa. Lì dove gli mancava tutto, improvvisamente c'era tutto. In Argentina aveva una famiglia e lei trova un'altra, una seconda famiglia in Italia, tanto forte quanto quella sua di sangue, che l'ha amata tanto. Per cui lei diventa alla fine una capopopolo. Questo è un film che tutti dovrebbero vedere, i giovani soprattutto, perché smuove le coscienze, perché è un film che ti rende partecipe nella visione.
non lo subisci, ma ne sei, che partecipi attivamente a questa storia, e alla fine ti lascia anche un piccolo senso di impotenza addosso, perché tante volte ci si può ribellare e alla fine la giustizia non ha la meglio. Allora credo che valga la pena di parlare di giustizia e di libertà. Grazie. A voi.